Cosa sta cambiando nel campo della ricezione dei canali? Tantissime le novità in questi giorni, comprensibile ovviamente la confusione tra gli utenti. Ne parliamo con l'editore e direttore di Italia 2 TV, Nicola Ammaccapane. Ma indubbiamente in questi giorni, per la verità, sta succedendo un po' di tutto, nel senso che gli utenti si trovano ogni volta che fanno un cambiamento o i televisori che automaticamente cambiano la canalizzazione, si trovano dei numeri diversi o alcuni emittenti spariscono o vengono messe in un'altra posizione. La motivazione è questa, che il Ministero da pochi giorni, per l'esattezza dal 23, ha emanato la canalizzazione che in termine tecnico si chiama LCN. Cosa significa? Giusto per spiegarlo ai nostri telespettatori. Questa canalizzazione è finalmente il canale su cui si può vedere un emittente in tutta la zona irradiata, senza la confusione da televisore a televisore, perché molto spesso capitava che un televisore posizionava per esempio Italia 2 ad un canale che era 11 e un altro televisore lo metteva ad un altro canale che poteva essere l'85, l'86, l'800. Questo dal 1° gennaio 2011 non può accadere più. Perché? Perché il Ministero ha emanato per le emittenti questa canalizzazione, questo famoso LCN, cioè ognuno di noi adesso ha un canale e quello rimarrà per tutta la zona di copertura. Questo, direttore, succede anche per i fornitori di contenuti, e intanto spieghiamo che cosa sono questi fornitori di contenuti. Allora, i fornitori di contenuto, giusto per precisare chi sono quelli che stanno realizzando delle trasmissioni e hanno preso in affitto dei canali presso le emittenti, perché questo il digitale lo permette, e l'abbiamo detto ampiamente questo un anno fa, permetteva la moltiplicazione dei canali. Questi fornitori di contenuti, per la verità, in questo momento il Ministero non ha dato ancora l'LCN, ha promesso di darli in un momento successivo, ma per ora i fornitori di contenuti sono fuori dal sistema televisivo. Comunque continueranno a trasmettere. Qual è la cosa che può il nostro telespettatore vedere? Che se il televisore non riconosce l'LCN, quindi questo dei fornitori di contenuti non lo può riconoscere, se è un televisore moderno li mette automaticamente alla fine della scala, cioè da 850 in su. Alcuni televisori vecchio modello, anche se digitali, addirittura può capitare che non li riconosce proprio. Lì consiglio di chiamare un tecnico, perché sarebbe troppo complicato spiegare come risolvere il problema. Il tecnico sicuramente lo risolverà, se no creiamo troppa confusione alla gente. Già è un discorso troppo tecnico, ma purtroppo la verità è questa. Quindi grande confusione sicuramente fra gli utenti, ma per Italia 2 che cosa cambia? Per Italia 2 non cambia praticamente nulla, se non avere finalmente un canale per tutta la provincia di Salerno. Noi per la verità abbiamo avuto due canali, uno è quello della provincia di Salerno che è il 17 e un altro che è quello regionale, perché abbiamo fatto un accordo con un'altra emittente regionale, che è il 616. Noi ci troveranno il 17 in zona nostra e in tutta la regione sul 616. Questo avverrà credo fra il 10-15 di gennaio, quello regionale. Per quello zonale invece già è canalizzato sul 17. Quindi per noi diciamo che forse è un vantaggio in più, non lo sappiamo, vedremo poi i telespettatori come la penseranno. Quindi per concludere, direttore, che cosa augurare ai nostri telespettatori oltre che un felice 2011, anche una buona ricerca? Allora, una buona ricerca senz'altro, con tanta fortuna, diciamolo in questo senso, è giusto prenderla in tono scherzoso, che poi alla fine vedrete tutto, ovviamente. Per i fornitori di contenuti io spendo una parola in più, perché che cosa può succedere, che cosa è già successo. I fornitori di contenuti che hanno già inviato tutta la pratica entro l'8 di ottobre avranno un canale, gli altri dovranno attendere la morte di qualche altro, nel senso che se non ci sono i canali a sufficienza, purtroppo
alcuni fornitori di contenuti non potranno proprio più esistere perché i televisori si fermano a 999. Quindi lo spazio è limitato a 149 canali in tutta la regione. Vi rendete conto che, visto il moltiplicarsi di fornitori di contenuti, perché poi ci sono anche quelli nazionali, ovviamente, non sono solo quelli locali o quelli regionali, il numero è molto esiguo. Noi auguriamo a tutti, ovviamente, che ci sia spazio per tutti quanti, perché riteniamo che più informazione c'è, più comunicazione c'è, noi siamo per il più e mai per il meno, quindi auguro a tutti che abbiano lo spazio, ma soprattutto auguro ai nostri telespettatori un buon fine anno, ma soprattutto un ottimo 2011.